Se lancio una moneta, posso tenere allo stesso tempo testa e croce? A meno che la vostra moneta non rimanga ferma di taglio, probabilmente no. Buongiorno ragazzi, sono Mr. Boscherini e per la nostra unità sulla probabilità oggi andremo a vedere eventi compatibili, incompatibili e complementari. Quindi, come già vi dico nel titolo, oggi vedremo come nello studio di probabilità possiamo identificare eventi tra loro incompatibili, compatibili o complementari. E cominciamo guardando appunto quelli che si chiamano eventi incompatibili. Nelle lezioni precedenti noi abbiamo visto come calcolare, come trovare la probabilità del verificarsi di un evento. Da qui in avanti noi cominceremo a vedere cosa succede quando vogliamo considerare due o più eventi in contemporanea, che avvengano simultaneamente. Quindi, prima cosa ci dobbiamo domandare se essi possono avvenire in simultanea. Il primo caso che andiamo a vedere quindi sono gli eventi incompatibili. Quindi, da definizione, due eventi si dicono incompatibili se il verificarsi di uno esclude il contemporaneo verificarsi dell'altro, un po' come ho fatto nell'esempio all'inizio del video della testa o croce o la moneta. Moneta ha due facce. O esce una o esce l'altra, oppure avete perso la moneta del tombino. Ma andiamo a vedere i due casi che abbiamo studiato finora, ovvero il mazzo di carte francesi e il dado da gioco, il dado a sei facce. Per esempio, consideriamo l'estrazione di una carta da un mazzo francese e voglio dire, ok, qual è la probabilità che esca una regina rossa? E qual è la probabilità che esca una carta di picche? Ecco, in contemporanea questi due eventi non possono avvenire perché una regina rossa potrà essere o una regina di quadri o una regina di cuori. Carte di picche sono carte nere, quindi questi sono due eventi incompatibili. Se io estraggo una carta non possono accadere allo stesso tempo. Consideriamo poi il lancio di un dado. Di nuovo, quale potrebbe essere un evento incompatibile? E due eventi incompatibili. Esce un numero pari, ad esempio il 2, ma anche il 4, il 6, e esce il 3. E perché sono incompatibili? Perché il 3 è dispari. Quindi questi due eventi non possono avvenire allo stesso tempo quando lancio, attenzione, lo stesso dado. Allo stesso tempo. Chiaro, su due lanci questi possono avvenire, ma noi stiamo parlando di eventi che avvengono in contemporanea. A questo punto è abbastanza semplice capire cosa si intende invece per eventi compatibili. Due eventi sono compatibili se il verificarsi del primo non esclude il contemporaneo verificarsi dell'altro, cioè possono avvenire allo stesso tempo. Ad esempio, torniamo alle carte da gioco del mazzo francese, se io dico esce una regina rossa oppure esce una carta dei cuori, questi sono eventi compatibili, cioè possono avvenire, non necessariamente deve avvenire, però possono avvenire allo stesso tempo, in particolare, come vedete anche nella figura, se esce una carta di cuori, scusate, la regina di cuori. Nel lancio di un dado, ad esempio, sono compatibili i due eventi, esce un numero pari, esce il 2, perché appunto il 2 è pari. Chiaro, può uscire il 4, può uscire il 6, però non si escludono automaticamente a vicenda. Per concludere questa velocissima carrellata su eventi compatibili e incompatibili, ora andiamo a vedere una classe particolare in realtà degli eventi incompatibili, cioè quelli che si chiamano gli eventi complementari. E complementari significa essenzialmente una cosa, cioè avviene o l'uno o l'altro, cioè uno dei due deve sicuramente avvenire. Quindi due eventi noi li chiameremo complementari non solo se sono incompatibili, ma se uno dei due si verifica sicuramente, ovvero se la probabilità che avvenga uno e la probabilità che avvenga l'altro fa il 100%, uno se noi lo vogliamo vedere come frazione. Facciamo un esempio. Nell'estrazione di una carta da un mazzo francese sono complementari, esce una figura. Esce un numero, perché chiaramente quando estrai una carta o esce una figura o esce un numero, chiaramente stiamo escludendo i jolly, però è chiaro che o è l'una o è l'altra, non possono avvenire in contemporanea, non può avvenire qualcosa che non sia
o l'una o l'altra. Possiamo fare un altro esempio: se esce o una carta rossa o una carta nera, di nuovo sono non sono incompatibili, ma sono complementari perché le carte o sono rosse o sono nere. Classicissimo esempio: con il dado da gioco esce un numero pari, esce un numero dispari. Incompatibili e chiaramente se esce un numero o è pari o è dispari. Tornando alla nostra moneta, il risultato di un lancio della moneta, di nuovo, se non la perdete in un tombino o se non vi rimane ritta sul lato corto, sono eventi complementari perché o esce testa o esce croce e non può avere, non potete avere un risultato diverso. A questo punto non mi resta che lasciarvi, continueremo le nostre relazioni sulle probabilità, a questo punto vedremo la probabilità di più eventi in contemporanea, ma per oggi è tutto, arrivederci da Mr. Boscherini.